Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Federpharma Channel. Questi titoli di oggi. Covid-19, 2 mesi di impegno e abnegazione per i farmacisti. Due video celebrano la categoria. Veneto, prima farmacista morta a causa del coronavirus. Piemonte, anche in farmacia il Plaquenil in DPC destinato ai malati Covid. Coronavirus, EMA lancia il sistema di monitoraggio per la carenza farmaci. Un video che raccoglie i fotogrammi dei farmacisti in campo da un fronte inedito, quello della lotta al Covid-19. L'iniziativa è dell'Ordine dei farmacisti di Bari e Bat, che ha chiesto ai suoi iscritti di consegnare attraverso le immagini la testimonianza del loro impegno quotidiano. È importante non abbassare la guardia, sottolinea D'Ambrosio Lettieri, in vista del prossimo avvio della fase 2. Le persone affidano a noi le loro ansie, paure e inquietudini, leggiamo nei loro occhi e avvertiamo nella loro voce, al telefono, la gratitudine e l'affetto, soprattutto la fiducia. Questo è il nostro carburante per moltiplicare gli sforzi. Un'iniziativa avviata anche dai farmacisti lodigiani. Attraverso delle immagini hanno voluto raccontare gli enormi sforzi che ogni giorno donne e uomini appartenenti alla categoria dei farmacisti hanno fatto recandosi al lavoro per offrire un servizio indispensabile alla cittadinanza. Entrambi i video sono disponibili sulla pagina Facebook di Federpharma. Si aggrava il bilancio dei decessi tra i farmacisti da quando è iniziata l'epidemia di Covid-19. Sale a 14 il numero di coloro che hanno perso la vita. L'ultima vittima è Daniela Rigoni Stella, prima vittima della Regione Veneto, della farmacia al Carro Rossi in provincia di Vicenza, che si è spenta dopo aver lottato per oltre un mese contro il coronavirus. Questo lutto ci sproni, si legge nella nota di Federpharma Veneto, ad essere ancora più incisivi presso le istituzioni perché ascoltino e recepiscano le istanze della nostra categoria, sottraendoci alle infondate accuse dell'opinione pubblica e ai continui controlli da parte delle autorità preposte. Federpharma e Fofi rivolgono alle famiglie dei colleghi vittime del virus il più sentito cordoglio. Dallo scorso 23 aprile tutti gli assistiti in trattamento domiciliare da infezione da Covid-19 possono ritirare i medicinali a base di idrossiclorochina, il Plaquenil o il corrispondente generico, prescritti off-label nelle oltre 1.500 farmacie territoriali del Piemonte. Lo fa sapere la Federpharma regionale, che sottolinea la gratuità della distribuzione nonostante la dispensazione di tali farmaci avvenga secondo le modalità della distribuzione per conto. Anche questo, scrive Federpharma, nell'ottica di una collaborazione e impegno da parte di tutti gli operatori sanitari nella lotta al Covid-19. L'Agenzia Europea del Farmaco, insieme all'industria farmaceutica dell'Unione Europea, ha lanciato un sistema di monitoraggio rapido per prevenire e ridurre problemi nella fornitura dei farmaci cruciali usati per i malati di Covid-19. In base a questo sistema, ogni azienda indicherà un suo unico punto di contatto in tutta l'Unione Europea, che segnalerà all'EMA e alle autorità nazionali tutte le carenze attuali e previste di farmaci usati nei malati. In questo modo sarà possibile avere un miglior controllo sui problemi di fornitura e avere un flusso di informazioni più veloce tra le autorità regolatorie europee e le aziende per prevenire e ridurre la mancanza di farmaci per il Covid-19. A guidare il sistema sarà il gruppo di coordinamento esecutivo europeo sulla carenza di farmaci. L'EMA coordinerà invece le informazioni ricevute e le condividerà con il gruppo che deciderà i provvedimenti da adottare a livello europeo per risolvere la situazione. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito. Federpharma Channel torna la prossima settimana. Buona giornata.